104 metri altitudine, compagnia di Fulvio, Ivano e Antonello, che sono più indietro a fare due foto, e siamo, come potete vedere, sul baratro. Scusate se faccio piano piano. Sul baratro della parete nord del Monte Camicia, che è un salto di 1200 metri verso il versante di Teramo, verso il mare. Pareti probabilmente a strapiombo, quasi l'ultima grande parete naturale del Gran Sasso. È un paesaggio eccezionale, ti toglie il fiato, mi tremano le gambe, si intravedono anche qualche nevaglio più giù. È una cosa veramente incredibile, c'è anche abbastanza vento, come sentite. Ci spostiamo da un'altra parte, la via della natura, un paesaggio che si apre eccezionale. Ed ecco che ancora sulla parete nord, incredibile, senza parole. Senza parole. Quello, torniamo a noi. Quella giù, vedete, è la fine della piana di Campo Imperatore, dove c'è Fonte Vetica, il nostro punto di partenza. Si vede abbastanza bene la Magliella, giornata ventosa, però abbastanza limpida, fortunatamente. Anche i compagni che ancora si dilettano, ancora non ci raggiungono. Qui possiamo vedere le cime più alte dei Monti della Laga, sullo sfondo il Vettore, e il mare purtroppo non si vede, come detto c'è comunque una leggerissima foschia, però lo sguardo torna sempre vuoto, torna, con poco da fare, sempre qua torna, incredibile. Veramente incredibile, eccezionale, e continua ancora, vedete, continua, saranno almeno, non so, 600 metri, se non di più, di cresta a strapiombo, veramente eccezionale, la via della natura. Altro raggiungere se non queste immagini. Okay. Torniamo a scendere, per oggi ci salutiamo qua. Speriamo non continui a tirare questo vento, se no altro che caldo, iniziamo a sudare, sudare freddo. Sono Marco, oggi abbiamo raggiunto la Camicia, mi mancava, spero di tornarci al più presto.